Il prodotto che avete nel secondo bicchiere che vi è stato servito, che con questa bottiglia, non so se avete occasione di vederla, art deco sostanzialmente con 12 sfaccettature, creata appositamente perché è una cuvée speciale, molto particolare, è un 100% Chardonnay, quindi un blanc de blanc, di una zona diversa di Cormisi, si chiama Trepaille, quindi pieno gesso, no, più del 90% del territorio è gesso. Ma la particolarità è, non so, il Premier Cru, ma è che è una vecchia vigna vera che è stata impiantata nel 1943, a 76 anni. Quindi capite che una vigna così particolare non fa altro che pescare la mineralità che esiste nel territorio e non fa altro che poi darcela nel bicchiere. Un'ulteriore chicca è che questa è una piccolo cru a Trepaille, dove sono presenti solo 3500 piante e si fanno solo 3500 bottiglie, quindi questa è una vite sostanzialmente, quindi quello che noi andiamo a bere è proprio l'espressione del territorio, la piacevolezza, e la particolarità è proprio quella di volerla abbinare con piatti importanti, sembrano semplici ma non così banali, perché dentro c'è la materia prima vera, quella che ti dà la sapidità che ritroviamo anche nello champagne. Quindi l'abbinamento di questo prodotto è più un abbinamento di livello umani, questa specie di sesto senso che abbiamo nel nostro palato, che è molto diffuso nella cucina orientale, un po' meno nelle nostre parti, ma la bottarga, come non so, l'aceto balsamico, come il parmigiano, come il pomodoro, sono questi prodotti, funghi, che hanno la capacità di mettere in movimento alcune zone del nostro palato che normalmente non sfruttiamo, e aiutano a esaltare altre componenti dei piatti a cui vengono abbinate. La vecchia vigna ha un ruolo simile, nel senso che dà una tridimensionalità e una profondità di gusto al vino che normalmente non abbiamo. Normalmente si dice mineralità, qualsiasi cosa voglia dire, non è un termine che mi piace usare, anche perché lo usano dal bag in box da 2 euro a Romane Conti, sono tutti minerali e quindi non mi piace e non possono essere tutti, però nelle vecchie vigne si trova, non c'è una spiegazione scientifica, ma di sicuro la vecchia vigna ha le radici molto in profondità, trova quantomeno un equilibrio con l'ambiente molto più forte di altre, ha una produzione naturalmente limitata, quindi non produce mai tantissimo. Quello che produce sono, come dire, grappoli sapienti che incarnano un po' la storia e non sono mai né troppo aggressivi, né troppo acidi, né troppo maturi, hanno un equilibrio che è una finezza, il viticoltore deve solo evitare di rovinarlo. Quindi anche qui c'è una vinificazione piuttosto delicata, non invasiva, e restituisce queste sensazioni che vanno subito sul balsamico, no? Il timo, l'anice, la menta, ci sono ovviamente le componenti fruttate, ma sono, non lo so, poi c'è più sambuco, c'è del floreale bianco, ci sono note, il tiglio, e al di là degli aromi è proprio in bocca che è diverso, no? C'è una lunghezza molto più profonda, non urla, non si fa notare, non è appariscente, però ti conquista sorso dopo sorso, e ogni sorso è diverso, cambia con la temperatura e ti viene voglia di conoscerlo. C'è questa nota che è la sensazione quasi tropicaleggiante, poi addirittura nel finale, no? Note di dattero, di carrube, note un pochino più scure che ricordano anche la frutta di bosco, che è stranissimo per uno Chardonnay, comunque uno Chardonnay di purezza, che però quando è così legato al territorio non ha più niente di Chardonnay, esatto. Ha di Trepaille, ha di quella vecchia vigna, e questo non capita spesso nel mondo del vino, neanche dello champagne, ma quando succede, insomma, è bene averlo in bottiglia. Esatto, e anche nel bicchiere. E anche nel bicchiere. Buon proseguimento. Grazie.